Oggi parliamo di un personaggio davvero straordinario, Tommaso Campanella, che nasce come Gian Domenico Campanella, nasce a Stilo, da una famiglia poverissima. Siamo nell'anno 1568, il padre è un ciabattino analfabeta, della madre si sono perse le tracce e vive in un ambiente di ignoranti, di analfabeti, un ambiente soprattutto poverissimo, ed egli sente proprio il morso della povertà. Ma dentro di lui c'è una forza straordinaria, innanzitutto forza fisica, perché Campanella non ha proprio, se noi vediamo qualche immagine in cui è stato disegnato, incisione per lo più, vediamo un uomo robusto, quasi tozzo dalle fattezze da contadino calabro, e quindi un uomo robustissimo fisicamente, ma robustissimo intellettualmente. E la forza fisica gli servirà molto, così come gli servirà naturalmente la forza intellettuale. La povertà impedisce a questo ragazzo di fare gli studi, ma tanta è la sua voglia di imparare che gli si aggrappa alle finestre del luogo dove si tengono lezioni per apprendere. E qui proprio immaginiamo una scena da romanzo, una scena da film, in cui vediamo questo ragazzino che sta delle ore aggrappato a una finestra all'addiaccio per seguire le lezioni dei maestri e comincia a impratichirsi di tutte le scienze, di tutto lo scibile. Infatti uno dei caratteri del pensiero di Campanella è la sua vastità. Ha lasciato migliaia e migliaia di pagine, molte delle quali sono andate perdute, in cui ha trattato argomenti più vari, dalla teologia alla metafisica, dalla fisica alla matematica, all'astronomia, all'astrologia e ovviamente alla filosofia, ai tentativi di storia, eccetera, eccetera. Ma anche poeta. Campanella è stato anche poeta. Ebbene, a un certo punto, all'epoca, e a lungo è stato così, per i ragazzi e le ragazze che volessero, ragazzi soprattutto che volessero studiare, ma le famiglie non avevano i mezzi, la sola via per arrivare allo studio e vincere l'analfabetismo, alfabetizzarsi, era prendere gli ordini. Campanella diventa, quindi da Gian Domenico diventa, fra Tommaso Campanella diventa, entra nell'ordine dei domenicani. E lì comincia una sua vicenda, che è una vicenda religiosa, una vicenda teologica, una vicenda anche umana e politica, perché Tommaso Campanella ha dentro di sé il fuoco della conoscenza, ma anche il fuoco dell'azione, e anche questo è un tratto che lo rende originale. Il fuoco dell'azione che non si ferma davanti alle restrizioni, agli impedimenti, alle censure, e subito già si mette in luce già ai primissimi tempi, di quando è frate domenicano, quando scrive un breve componimento in lode di Bernardino Telesio, il filosofo calabrese, anch'egli appena morto, che era guardato con sospetto dalle gerarchie ecclesiali. E questa lode di Telesio già lo mette in cattiva luce presso le autorità. Di là comincia una vicenda che è avventurosissima. Campanella sarà via via sarà costretto a subire processi di ogni genere e a un certo punto lascerà il convento, se ne va, scappa a Napoli. È una strana fuga, ma insomma, in qualche modo lo lasciano fuggire, poi viene ripreso, torna e da quando torna poi in Calabria, in realtà comincia la sua attività di rivoluzionario vero e proprio. Dal 592 al 500, 1592 al 1597 Campanella subisce quattro processi, ogni volta con torture, immaginiamo cos'erano i processi dell'epoca. E quando finalmente, alla fine di questi processi, ogni volta appunto con imprigionamenti, torture, eccetera, viene rimesso in libertà nel 1599, nell'anno dopo, pochi mesi dopo, lo troviamo animatore di una vera e propria cospirazione, una congiura politica che ha un disegno politico importante, una congiura politica, una congiura antispagnola ma anche anticlericale.
viene arrestato perché questa congiura, due dei membri della congiura, due congiurati, tradiscono, come sempre, e Campanella viene arrestato, torturato. Prima ammette le sue colpe, poi davanti al Tribunale del Sant'Uffizio comincia una straordinaria esibizione di forza, forza di volontà e forza fisica. Viene sottoposto a tortura ed egli, per resistere alla condanna a morte, in realtà è stato già condannato a morte, ma nel momento in cui il condannato rivela i segni di pazzia, non può essere più eseguita la condanna. E quindi Campanella comincia a dare segni di follia, una follia ovviamente pensata per i suoi carnefici. E naturalmente, poiché molti cercavano di mostrare i segni della follia per sottrarsi alla pena capitale, venivano sottoposti a durissime torture, in modo che quasi tutti loro finivano per cedere e ammettevano che loro era un tentativo di mistificazione e quindi le condanne venivano eseguite. Ma Campanella no, Campanella resiste. E questa resistenza, questo gioco, diciamo così, un po' il gatto e il topo, va avanti un anno e la tortura alla fine viene sottoposto a una tortura in cui egli viene legato per le braccia e appeso e rimane, resiste 47 ore, con tanto gli si slogano le braccia e tutte le membra, viene poi rimesso su un tavolaccio. Il carceriere, che è una specie di ortopedico, gli rimette a posto le ossa, le membra lussate, e la tortura ricomincia. E infine viene decretato pazzo. Quando ormai, come dire, ha in tasca il decreto di pazzia, che vuol dire che viene salvato dalla pena capitale, viene però condannato alla prigione perpetua, e mentre viene portato verso la prigione, siamo a Napoli, egli si lascia scappare una frase che uno dei carcerieri che lo accompagna registra, per così dire, e la frase che Campanella pronuncia dice: si credevano che fossi coglione che parlavo. E ormai può dirlo perché appunto ha il decreto di salvezza in tasca e passerà in prigione. In realtà poi sarà messo in libertà, ci starà una trentina d'anni, solo una trentina d'anni, tra vari carceri napoletane, Sant'Elmo, il Castel dell'Ovo, eccetera, e in prigione produce una quantità straordinaria di testi. In certi momenti, in certe fasi di questa lunga prigionia, ha, come dire, la possibilità, una maggiore possibilità di scrivere, di lavorare più o meno tranquillamente. In altri momenti invece viene sottoposto a una prigionia durissima, calato in una specie di buco nero, in cui, sotterraneo, in cui chiunque avrebbe avuto difficoltà a resistere. Ebbene, in prigione, tra le tante opere, ripeto, molte delle quali non ci sono giunte, sono andate disperse, se non del tutto perdute, Campanella scrive La città del sole. Della città del sole non abbiamo il testo originale. Viene scritta nel 1602, ma la prima edizione esce in latino nel 1623 a Francoforte, grazie a un amico ammiratore di Campanella, che è andato a trovarlo in carcere, ne ha ricevuto il testo, ma il testo appunto italiano originale viene perduto. Lo stesso Campanella in realtà fa le due versioni. E chi poi ha cercato di ricostruire, fare un'edizione critica di questo testo, è andato in giro per il mondo a cercare le varie copie, proprio le copie fatte a mano dai copisti. Ne sono state finora rintracciate 17. E ciascuna di queste 17 copie non è uguale alle altre 16, naturalmente, perché i copisti, o per errore involontario o perché volevano in qualche modo migliorare il testo, tenendo conto che Campanella scrive in una lingua che è sì l'italiano, ma piena di dialettismi, piena
piena di riferimenti latini un po' maldestri, per così dire, una lingua anche originale ma difficile, oppure il copista semplicemente vuole mettere un suo pensiero, introduce un frammento di proprio pensiero che in qualche modo inquina il pensiero dell'autore. Quindi uno dei lavori importanti che hanno fatto gli studiosi è stato quello di recuperare queste copie e fare la collazione tra i vari testi. Tra l'altro, Torino è una città in cui si sono verificate le prime vere edizioni, i primi tentativi di edizioni critiche della Città del Sole, grazie a due allievi di un grande maestro dell'Ateneo torinese che era Gioele Solari. Questi due allievi, che io chiamo i dioscuri di Solari, sono stati Norberto Bobbio e Luigi Firpo. Ebbene, quindi la Città del Sole esce, sarà poi pubblicata appunto a Francoforte nel 1623 e infine l'ultima edizione a stampa è del 1637, 2 anni prima della morte di Campanella. Il quale Campanella appunto lo troviamo in prigione a lungo, uscirà poi, sarà messo in libertà grazie all'intervento del pontefice Urbano VIII, ma si mette anche quando viene messo in libertà, si reca a Roma. E di nuovo si mette nei guai o è messo nei guai, il che lo costringe a fuggire nottetempo con la complicità dell'ambasciatore francese presso la Santa Sede, no? E si recherà a Parigi dove sarà accolto trionfalmente. E diventa allora un apologeta di Luigi XIII, diventa addirittura un consigliere stimato e ascoltato del cardinale Richelieu. Quindi diventa un personaggio importante della vita pubblica francese e dove appunto a Parigi poi morirà nel 1639. Quasi un risarcimento di questa vita di sofferenza, anche atroci, che egli ha vissuto, in precedenza. Bene, la Città del Sole dunque, che egli scrive in prigione, all'inizio del secolo, 1602, e si inserisce nel filone dell'utopismo, del pensiero utopico. E fa riferimento, in qualche modo, recupera molte idee che troviamo già in Platone, nella Repubblica, il Politeia di Platone. E c'è il solito schema che troviamo anche nell'Utopia di Tommaso Moro, vale a dire il racconto che un marinaio fa a qualcuno, in questo caso il marinaio addirittura è stato un nocchiero di una delle navi di Cristoforo Colombo e che racconta una sua avventura di mare a un ospitalario, viene chiamato nell'opera, vale a dire un cavaliere dell'ordine, un membro dell'ordine dei cavalieri di San Giovanni in Gerusalemme. Bene, questo racconto è il racconto di una scoperta di un'isola che non è segnata sulle mappe, l'isola chiamata Taprobana, che sostanzialmente nel Mar della Sonda molti l'hanno identificata come nell'isola di Sumatra o comunque vicino a Sumatra. Quest'isola è una città-isola costruita, fortificata, organizzata in 7 grandi gironi e governata da una suprema autorità che è insieme politica e religiosa, detiene questa suprema autorità il potere temporale e il potere spirituale. E Campanella lo chiama questa suprema autorità e lo chiama sole o metafisico e ha 3 coadiuvanti, per così dire, che sono pon, sine, mor, vale a dire potestà, sapienza e amore, che sono come dei grandi ministri che gestiscono i vari comparti, poi hanno dei sottosegretari che gestiscono poi sotto di loro. Ecco, molto più che nell'opera di Tommaso Moro, La Città del Sole di Campanella è un'opera insegna del totale e assoluto principio comunistico. Cioè, vige in questa città-stato la totale comunanza dei beni, comprese le donne che vengono considerate dei beni, comunanza dei beni in cui tutto viene fatto in comune, non c'è la proprietà, non c'è il denaro, c'è un'attenzione e c'è una religione della natura. E quindi quest'opera ovviamente non può essere accettata da
dal credo religioso corrente, naturalmente. E tra l'altro questa attenzione alla natura è una delle ragioni per cui noi oggi possiamo guardare all'opera, quest'opera per molti aspetti difficile, bizzarra, di Campanella con una particolare attenzione, no? Un'opera ambientalista, potremmo anche dire. Ecco, in questa Città del Sole, quindi c'è dove tutto viene fatto comune, comune sono le case, comune l'educazione dei bambini, comune sono le mense, comune sono i luoghi ricreativi, comuni sono i vestiti, di giorno vestono di bianco, di sera vestono di rosso e appunto i solari, come li chiama Campanella, sono seguaci di una religione della natura, cioè una religione della natura viene guardata con un tale rispetto che appunto la sola religione che i solari accettano, una religione che rende omaggio alla natura, dove l'uomo si inchina alla natura, non cerca di depredarla, non cerca di sfruttarla. E così i rapporti, in questo strano miscuglio diciamo, politico che è la Città del Sole, sono all'insegna dell'uguaglianza tra tutti i membri della città, dove tutti lavorano. Ma poi c'è una gerarchia politico-religiosa appunto con queste figure eminenti che governano la città. È un'opera appunto in cui emerge da una parte ancora un retaggio medievale, come del resto anche in Tommaso Mora, ma accanto a un vero e proprio sogno avveniristico, dove il comunismo è la cifra fondamentale, il comunismo inteso nel senso più letterale, cioè l'abolizione della proprietà privata, l'abolizione dell'individualismo. È proprio su questo elemento del rifiuto dell'individualismo, che in qualche modo si consuma anche uno scontro, per così dire, interpretativo tra Gioele Solari e Norberto Bobbio, il suo allievo che fece la prima edizione critica dell'opera. Solari rimproverava a Bobbio di non considerare abbastanza e di non valutare abbastanza questo dato che per lui era importante, cioè il primato della società sull'individuo, mentre appunto l'allievo Bobbio sembrava privilegiare appunto l'individuo sulla società. Ecco, Campanella ci dà un messaggio in questo senso: quello che conta è la società, e anche con aspetti che oggi possono apparire inquietanti, ma certamente ci sono elementi di interesse e elementi appunto di inquietudine in questo disegno della città perfetta, dove l'uguaglianza però viene scelta in qualche modo e viene portata avanti in una situazione in cui tutti quanti appunto lavorano tutti e lavorano poco. E leggo solo un frammento in cui lo stesso Campanella fa un paragone con la Napoli in cui lui è all'epoca incarcerato. Dice: mentre lì tutti lavorano, e nessuno giudica vile attività servili, no? Come il servire alla mensa, servire in cucina o altrove, e tutti pensano che queste siano cose da fare perché così si impara. In questa città, stato, non ci sono schiavi, e tutti lavorano allo stesso modo, lavorano tutti, lavorare meno. Uno slogan di oggi che Campanella rende vivo nel suo disegno utopico. E dice Campanella, dopo aver descritto questa situazione, dice: ma noi non così, perché in Napoli sono da 300.000 anime e non faticano 50 miglia. Quindi e questi patiscono fatica assai e si struggono. E loziosi si perdono anche per l'ozio, avarizia, lascivia ed usura. E molta gente guastano tenendoli in servitù e povertà, o fandoli partecipi di lor vizi, talché manca il servizio pubblico e non si può il campo, la milizia e l'arti fare se non male e con stento. E tra loro, appunto, dice tra loro, tra i solari, non devono faticare tanto, perché appunto tutti faticano e quindi hanno molto tempo libero che impiegano giocando, disputando, cioè discutendo, leggendo, insegnando, camminando e sempre con gaudio, sempre con gaudio. Ecco, da questo punto di vista appunto troviamo straordinari elementi di attualità che ancora oggi ci possono far guardare a quest'opera non soltanto come un reperto
storico di cui si devono occupare gli eruditi, ma come un documento in cui si sottolinea l'importanza della comunità, l'importanza dell'essere sociale, l'importanza dell'uguaglianza sostanzialmente. Quindi la Città del Sole è un testo che non può essere obliterato.